Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Un saluto particolare per tutti coloro che sono qui presenti al santuario, e anche un saluto molto mirato e particolare per tutti coloro che ci stanno seguendo spiritualmente attraverso TV 2000. E chiediamo al Signore di purificare il nostro cuore, la nostra mente, per poter partecipare a questa santa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio, che conosci le necessità del povero e non abbandoni il debole nella solitudine, libera dalla schiavitù dell'egoismo coloro che sono sordi alla voce di chi invoca aiuto e dona a tutti noi una fede salda nel Cristo risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Amos. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria, distesi sul letto d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali, bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati. Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano,
perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Parola di Dio. Lode il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me
e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. In questa 26ª domenica del tempo ordinario abbiamo la possibilità di meditare ancora una volta attraverso una parabola che ci viene proposta sempre dall'Evangelista Luca. Prima cosa però da fare sempre, ed è fondamentale, è contestualizzare quello che abbiamo proclamato. E ricordiamoci che siamo verso la fine del 16° capitolo del Vangelo di Luca e prima ci sono state delle altre parabole, quali quella della pecorella smarrita, la dramma perduta e anche dell'amministratore disonesto. Cosa ci vuole dire Luca attraverso queste parabole? Sta dando risposta a ciò che era a quell'epoca uno scandalo. Di che cosa era stato accusato Gesù? Perché mangiava e stava quindi in intimità, perché questo significa mangiare con qualcuno, con i peccatori. Altra chiave di lettura, Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Questo potremmo dire che è una tematica fondamentale per l'Evangelista Luca. Quale? Quella dell'attenzione verso i bisognosi, l'attenzione verso coloro che sono nel bisogno. Quali sono questi due personaggi che noi oggi ritroviamo in questa parabola? Quest'uomo ricco, ma di cui non viene assolutamente nominato il nome. Viene detto però qualcosa di lui, e cioè che vestiva con il colore di porpora, vestiti di porpora e di lino finissimo. Come quasi a dirci: ci ricordiamo di quest'uomo per quello che aveva, ma non della sua identità. E stiamo attenti, perché noi questi errori li facciamo. E come? Quante volte abbiamo, come dire, identificato qualcuno non dandogli semplicemente il nome, ma in base a quello che possedevano, in base anche al suo ceto sociale. Questo è un grave, direi, errore che può innescarsi nei nostri cuori, non solo nella nostra mente. Avere attenzione non alla persona, ma alle cose. E infatti cosa ci dice il Vangelo di questo secondo personaggio, che era povero, però viene detto il nome? Si chiamava Lazzaro, non stava bene fisicamente, addirittura era bramoso di poter ricevere anche qualche briciola dal tavolo di questo ricco. Ricordiamoci quello che ho detto prima, Magnificat, c'è il capovolgimento dei ruoli. In questo momento il povero sta sotto, il ricco è sopra la tavola. Cosa avviene nel momento della morte? Il povero muore e subito viene ricondotto nel seno di Abramo, come per dirci: viene dato il posto giusto, il posto d'onore a quest'uomo di nome Lazzaro. Cosa avviene invece del ricco? Ci viene scritto che viene sepolto immediatamente. È da qui che avviene subito
potremmo dire, il capovolgimento del ruolo. Non è più il ricco a stare su, ma si trova dove? Negli inferi. Non lo sta dicendo Gesù perché ci vuole mettere paura, stiamo attenti, ma vuole scuotere le nostre coscienze, ci vuole mettere in guardia a che cosa? Una cosa fondamentale. Possiamo rischiare nella nostra vita di avere i cosiddetti sensi un po' addormentati. Quante volte sento dire: ormai ci siamo così tanto abituati a sentire attraverso la televisione, attraverso i social, cose così brutte che quasi diventiamo apatici. E quante cose che accadono e noi rimaniamo indifferenti. Chissà quante volte davanti ai nostri occhi avevamo la possibilità di aiutare qualcuno e non lo abbiamo fatto. E che cosa ci dice il Vangelo anche al riguardo? Ed è un po' curiosa la situazione, questo ricco chiama Abramo e chiama anche per nome Lazzaro. Allora non è vero che non lo aveva visto, allora non è vero che non si era accorto di lui, però probabilmente ha avuto indifferenza. Forse potremmo sintetizzare il Vangelo di questa domenica proprio nel chiedere al Signore di guarirci dalla malattia dell'indifferenza, perché molte volte noi siamo troppo concentrati su noi stessi. Tutti abbiamo problemi nella vita, tutti ci ritroviamo spesso nel bisogno, nella sofferenza, ma chi è che può capire colui che ha fame se non colui che già ha anche sperimentato la fame? E allora, fratelli e sorelle, cerchiamo di chiedere al Signore un dono preziosissimo. Questo ricco, nel momento in cui comprende che ormai la sua situazione è quella e quella rimarrà, chiede una cosa al padre Abramo: manda Lazzaro ad avvertire i miei fratelli affinché non facciano la stessa mia fine. E darà una risposta molto molto forte, quella che di fatto, neanche se uno risorgesse dai morti, loro non ascolterebbero. In questo momento l'evangelista fa un gioco di immagine. Gesù si sta immedesimando in Lazzaro. Chi è che non ha ascoltato la parola, la predicazione di Gesù Cristo? Proprio coloro che si sentivano nel giusto, proprio coloro che magari erano vestiti di porpora e di lino, coloro che magari erano bravissimi a ricordare tutte le leggi che prescriveva la loro fede, però poi passavano dritto dinanzi a un povero. E in quel momento, se ci riflettiamo almeno un attimo, quanto è vera questa frase? Non crederebbero neanche se uno risorgesse dai morti. C'è uno che è risorto? Beh, noi siamo cristiani, dovremmo rispondere subito: è Gesù Cristo. E non hanno creduto a questa resurrezione. Chi sono coloro che oggi, anche nel 2022, proclamano la resurrezione? Siamo noi cristiani, noi Chiesa. Ecco, chiediamo al Signore di darci il dono della conversione, di saper cambiare la nostra mentalità, perché c'è un rischio molto grave, quello di essere così attenti alle nostre cose e di perdere di vista quel Lazzaro che è accanto a noi e che è la nostra porta per il paradiso. Insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza.
sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso e soffocato, morì e fu sepolto, nel terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, risalito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo il suo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Come figli rigenerati dall'amore del Padre, ci presentiamo a Lui con fiducia, elevando unanimi la nostra preghiera. Diciamo insieme: ricordati del tuo popolo, Signore. Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità, e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per i ragazzi che in questi mesi hanno completato l'iniziazione cristiana, ricevano nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per i giovani, dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educano le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o psichico. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per noi, convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e di carità. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. O Padre, tu operi sempre per il bene dei tuoi figli. Ascolta la nostra supplica e donaci di riporre in te ogni nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E adesso preghiamo insieme attraverso questa preghiera propria del santuario di Altavilla Milicia. Da questo santuario, a te dedicato in Sicilia, col titolo di Madonna della Milicia, ti salutiamo con fede e ti proclamiamo beata, o Maria, nel cui purissimo seno Cristo, Figlio di Dio, si è incarnato, facendosi uomo come noi. Accetta le suppliche del tuo popolo, o Vergine Madre di Dio, e intercedi presso il tuo Figlio, perché ci liberi da ogni pericolo e da ogni male. Fa, o Vergine Santa, che quanti ci diciamo cristiani possiamo vivere nell'amore, impegnati nel servizio di Cristo e dei nostri fratelli bisognosi, per arrivare, dopo le prove di questa esistenza terrena, all'eterna gioia della celeste patria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen.